anche il mercato videoludico inizia a subire gli effetti della grave crisi pandemica che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. È proprio di ieri sera infatti un comunicato ufficiale di Naughty Dog che annuncia il rinvio a data da destinarsi di uno dei titoli più attesi dell'anno, The Last of Us Parte 2. In questo video vorrei cercare di capire insieme a voi i motivi di questo posticipo, ma anche cosa questo può significare all'interno del mercato e se questa decisione porterà delle conseguenze dirette nell'immediato futuro. Prima di iniziare però mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale per restare informati su The Last of Us e tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi. The Last of Us Parte 2 non sembra essere nato sotto una buona stella. La sua data di pubblicazione originaria, inizialmente prevista per lo scorso febbraio, è stata posticipata a maggio per dare l'opportunità al team di completare con calma il titolo, senza bisogno di scendere a compromessi. Oggi, a poco meno di 2 mesi dalla data del 29 maggio, è arrivata la notizia non del tutto inaspettata. The Last of Us sarà rimandato a data da destinarsi. I rumor si inseguivano ormai da diverse settimane e nonostante le timide rassicurazioni di Neil Druckmann, il comunicato ufficiale di Naughty Dog ha confermato i sospetti della stampa specializzata. Questa volta però, come possiamo leggere, non si tratta di problemi relativi allo sviluppo. Il titolo infatti è quasi ultimato, con i programmatori intenti ad apportare gli accorgimenti finali al codice di gioco. Ma a preoccupare lo studio di sviluppo sono problemi logistici fuori dal loro controllo, che andrebbero a minare il lancio di The Last of Us, non permettendo ai giocatori di tutto il mondo di poter godere delle avventure di Ellie nel migliore dei modi possibili. Uno scenario credibile, dato che noi italiani siamo stati tra i primi a vivere i disagi della quarantena, ma quello che viene spacciato più per attenzione verso il pubblico, a mio avviso è chiaramente una mossa commerciale pensata per massimizzare i profitti relativi al periodo iniziale di uscita. Per Naughty Dog le difficoltà di produzione e distribuzione potrebbero significare il crollo delle vendite fisiche, prospettiva decisamente non allettante se pensiamo soprattutto al gigantesco budget dietro a un titolo AAA come The Last of Us e il numero di vendite necessarie a coprire i costi di produzione. Per questo quindi il rinvio non può avere già una data fissata, ma è spostato più in là, quando la situazione, che ricordiamo non copre più soltanto una parte del sud d'Europa, ma ha assunto un carattere globale, volgerà verso una risoluzione. Ora però fermiamoci a pensare a cosa può significare questo passo indietro da parte di Druckmann e soci. Innanzitutto ci sono parecchie produzioni di spessore, già rinviate a loro volta, che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi. Sto pensando a Ghost of Tsushima, Watch Dogs 3, Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077. Con l'incertezza di quando usciremo dallo stato di pandemia, anche delle release abbastanza lontane previste per settembre potrebbero subire degli ulteriori ritardi, considerando soprattutto la difficoltà nel portare avanti qualsiasi tipo di lavoro con strutture e uffici chiusi in tutto il mondo. Dipende anche molto dalle possibilità economiche e dalle situazioni interne a sviluppatori e distributori. E mandare un titolo su cui si è lavorato per anni è un lusso che non tutti possono permettersi. Lo abbiamo visto con Nintendo e Animal Crossing, che aveva necessariamente bisogno di dare un titolo significativo alla lineup di Switch di questo 2020, ma anche con Bethesda e Doom Eternal, un gioco importantissimo per uscire dal fango mediatico e probabilmente anche finanziario in cui era impantanata l'azienda ormai da qualche anno, ma anche la necessaria scelta di Square, ormai troppo avanti con i lavori, che per minimizzare problemi logistici ha deciso di rompere il day one del remake di Final Fantasy VII, iniziando a spedire le copie in pre-order ben prima dell'uscita ufficiale. Ma al di là dei giochi, l'estrema cautela di Naughty Dog e di Sony di conseguenza non può che far temere per l'approdo della next gen previsto per la fine dell'anno. Il primo The Last of Us ha sancito la definitiva chiusura della scorsa generazione di console, proponendo un'esperienza in grado di spingere al limite massimo l'hardware dell'epoca, ma anche il concetto stesso di videogioco. Un titolo in grado da solo di traghettare l'utenza verso una nuova fase del mercato e anche di riaprire le danze con un importante remaster che non solo ha dimostrato l'attualità del titolo, ma ha anche dato ufficialmente il via al trend delle versioni in HD di titoli tutto sommato recenti. Sony ora ha appena deciso di mettere in un cassetto il suo canto del cigno per tirarlo fuori chissà quando. E se da una parte Microsoft, con fare molto aggressivo, sta svelando tutto quello che riguarda Series X e la sua visione di next gen, l'azienda giapponese è in tremendo ritardo sulla comunicazione al pubblico di quello che sarà PlayStation 5. Insomma, magari sarò esagerato, ma secondo me il rinvio di The Last of Us potrebbe sancire definitivamente l'uscita in ritardo di PS5, magari al primo quadrimestre del 2021, una mossa che avrebbe sicuramente il suo peso.
Guardando la storia abbastanza recente, infatti, uno dei punti di forza di Xbox 360 fu proprio la sua capacità di bruciare in partenza PlayStation 3, arrivando sul mercato globale in netto anticipo. Ricordiamoci però che questi disagi non risparmiano nessuno. E per quanto Phil Spencer possa dichiarare di essere sicuro che Series X vedrà la luce a novembre 2020, non possiamo sapere se l'azienda di Redmond riuscirà a tenere fede alla sua parola. E voi poracci, cosa ne pensate? Avete paura di ulteriori ritardi? Vi aspetto nei commenti per discuterne insieme. Intanto mettete like e iscrivetevi al canale se siete nuovi per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, con difficoltà logistiche, ciao!